ore di sciopero per gli autisti di ARPA, GTM Sangritana. CGL e UGL, come annunciato, hanno portato avanti la protesta indirizzata al sottosegretario regionale Camillo D'Alessandro. Ancora lontano l'accordo sulla fusione dell'azienda unica dei trasporti. In discussione non ci sono gli orari di lavoro, ma molti altri punti. Noi abbiamo posto delle questioni molto serie alle quali forse il sottosegretario D'Alessandro e la Regione Abruzzo farebbe bene a rispondere. Noi ci riferiamo al taglio delle risorse ai trasporti, al taglio dei servizi che per l'ennesima volta vanno ad incidere sulle zone interne della regione, ad un sistema tariffario e un biglietto unico che in realtà viene applicato soltanto in una sola area, ovvero l'area metropolitana Chieti-Pescara, sugli sprechi che ancora ci sono all'interno delle aziende pubbliche, sulla mancata applicazione di un accordo regionale esteso ai lavoratori delle aziende pubbliche e private, del motivo per cui abbiamo chiamato alla lotta i lavoratori di tutte le aziende di trasporto senza distinzione. La politica nella veste di Camillo D'Alessandro non sta mantenendo assolutamente quello che inizialmente aveva promesso. Si parlava di armonizzazione, tra l'altro anche scritto sulle carte regionali della fusione, ma nel corso d'opera stiamo vedendo che ci sono stati presentati prima un piano industriale, poi una bozza di contratto aziendale unico che dice tutt'altra cosa. La protesta si è sviluppata davanti alla sede della Regione Abruzzo, dove i sindacati hanno chiesto l'incontro con il presidente D'Alfonso. A riceverli invece l'assessore regionale Mario Mazzocca, Donato Di Matteo, il segretario generale Cristina De Gerardis e Carla Mannetti, dirigente del settore trasporti e infrastrutture. Incontro che si conclude con la promessa di un incontro dedicato alle questioni ancora irrisolte per CGL e UGL, visto che per i primi di giugno è previsto l'incontro per i contratti di secondo livello con tavoli separati.